Eder. Mech. Pallister. Il caso di Larry Marannaloro ha scosso profondamente la comunità di Piazza Armerina, in provincia di Enna. La giovane quindicenne è stata trovata impiccata nel giardino di casa sua. Un evento tragico che ha sollevato numerosi interrogativi e che ha portato a indagini approfondite da parte delle autorità e a un dibattito acceso sulla natura degli eventi che hanno preceduto la sua morte. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la decisione di Larry Marr di togliersi la vita potrebbe essere stata influenzata dalla diffusione di immagini intime. Queste immagini, che si sospetta siano state diffuse senza il suo consenso, hanno acceso una lite tra Larry Marr e alcune compagne di scuola. In particolare, un giovane è stato accusato di essere l'autore dei video incriminati e, dopo la morte della ragazza, è stato aggredito da alcuni coetanei. La tensione tra i giovani coinvolti e le dinamiche sociali all'interno dell'ambiente scolastico sono ora al centro delle indagini. L'autopsia sul corpo di Larry Marr non ha rivelato segni di violenza fisica, il che ha portato gli investigatori a considerare l'ipotesi del suicidio. Tuttavia, la procura dei minori di Caltanissetta mantiene aperte le indagini su potenziali atti di bullismo revenge porn, cercando di capire se Larry Marr fosse stata sottoposta a pressioni psicologiche o se ci fossero dinamiche scolastiche che potrebbero aver contribuito al suo gesto estremo. La famiglia di Larry Marr, tuttavia, non è convinta che il suicidio sia l'unica spiegazione possibile. I parenti hanno espresso dubbi sulla possibilità che Larry Marr possa essersi tolta la vita da sola, sottolineando aspetti che ritengono inspiegabili, come la porta di casa trovata aperta, la posizione del corpo che toccava terra e la stanza in disordine. La madre e la sorella della giovane sono ferme nella loro convinzione che Larry Marr non si sia suicidata e chiedono che tutte le piste vengano esaminate attentamente. Un elemento chiave di questa vicenda è un bigliettino che il fidanzatino di Larry Marr sostiene di aver ricevuto tramite un compagno di scuola poco prima della morte della ragazza. Il messaggio, che recita "Ti amerò anche nella prossima vita" firmato Larry, è stato messo in dubbio dalla famiglia, che lo considera un falso. Una ex allenatrice di Larry Marr, che la conosceva bene durante l'infanzia trascorsa a Besozzo, ha confermato al TG3 che quella non era la scrittura di Larry Marr e che la ragazza non usava firmarsi con il diminutivo Larry. Le indagini proseguono, cercando di far luce su una vicenda complessa e dolorosa che ha lasciato un segno indelebile nella comunità e nei cuori di chi conosceva Larry Marr. Le autorità stanno lavorando per garantire che giustizia sia fatta, esaminando ogni dettaglio e cercando di comprendere la verità dietro questa tragica perdita. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.